Mantovano! Arriviamo! Gente, round numero 1 Mini MX, categoria 10 unica. Che palle, dobbiamo commentare anche questa. Pensa un po' te, ce l'hanno chiesto su richiesta. La mia partenza in gara 1 è stata disastrosa. Come al solito, infatti, vabbè, finché non ti doti di una frizione. Mi è entrata la folle, poi non capivo più niente. Alla fine sono partito anch'io. E sei riuscito anche a sorpassare della gente in partenza. Pensa un po' a te come l'aveva messa. Beh, questo dai, davanti un nano, quindi. Oh, attenzione! No, questo, quello dopo ancora. Lui è un francese, che non so chi sia. Anche lui col semi automatico. No, il nano è questo. Subito bagarre qua davanti. Me li devo togliere di mezzo il più presto possibile. Infatti, il francese nano va. Nano per... in preda a due pederasti, va per... praticamente. Va per campi. Il francese. Il nano si deve anche un po' togliere dalle palle perché. Ma curva sto ragazzo. No, non tocca neanche per terra. Appunto, se curva di più magari tocca per terra. Attenzione, intanto Ettore che perde posizione su posizione mi apre la strada e io mi ci butto dentro. Il tirone, il 4 valvole Takegawa funziona da tirone. Però ora mi fa da tappo, non credevo che un 4 valvole mi poteva fare da tappo al mio povero semiautomatico. Sarà il pilota che ti fa da tappo al 4 valvole. Però alla fine è sull'allungo. Ah, ma questa è la prima mai. Prima gara. Tutte e due le dobbiamo commentare. Che due palle. Ho fatto dei tagli, stai tranquillo che quando c'è il momento Cesareo. Attenzione, l'interno lo prova. Botte in famiglia. Cambio di traiettoria. Ma entragli dritto. Guarda qua, dentro sulle caviglie. Madonna. Non da agitarti questo mongolo qua. Ah, quello è Crow. È il nostro amico. Gambe a caso. Ma poverino, vabbè. Poverino, guarda, è alto 20.000 metri. Scusa, e io cosa ci devo fare? Ma lì è più alto ancora di te. Non è vero, no. Attenzione all'interno qua. Ma cazzo, canale. Sembri quasi che sai andare. Sembra quasi Vido Poto. Cazzo, mi fa fare le gare con voi così arrivo prima. Eccolo lì, vai. Dico tutti io così. Col 4 e mezzo, chiaramente. Adesso sono quarto, magicamente dall'ultima posizione sono già quarto, un po' da Baba Stewart. E davanti ho il buon nonno Reponi. Attenzione, un francese. Ma chi è quello bianco di capelli che ti è arrivato esattamente davanti in classifica? Esattamente. Oh, porco Dio, a pari punti pure i vecchi. E niente, adesso vedo. In realtà qua non ci stavo ancora credendo di andare a prenderlo. In un paio di curve più avanti ho visto che era fattibile la cosa. Ma sembra tutto uguale. O commentiamo sempre quella di Rivarolo tutti gli anni. Eh sì, commentiamo solo quella di Rivarolo perché è l'unica che faccio. Quindi sarà per quello. Guarda qua la traiettoria internissima. Ma scusa, quella di... come si chiama? Ricetto. Non l'abbiamo mai commentata. Perché? Perché... non lo so. Perché faccio ancora più schifo, certo, quindi... Ah, ti vergogno. Ti vergogno. Ma che belli i guantini dell'O'Neill, adesso li noto. Dopo anni che ce li hai. È due anni che ce li ho. Ma il completino dell'Axo non te lo prendi, così in modo da sembrare un povero pirla. No, attenzione alla velocizzazione. Non sono io che ho messo il turbo. Ma sei te che fai questo rumore o... Con la bocca. Si fa boom, boom. Con l'ukulele? Sì. No, l'ukulele. No, questo... quella dei sardi, come si chiama? No, l'ocarina. No. Non è l'ocarina quella dei sardi. Quella roba che... quella che usava Iannacci. Esatto. Intanto qua, giro dopo giro, arrivo sotto a nonno Reppo. Eccolo qua. Ok. Ora ci siamo, l'abbiamo preso. Sembravi una motosega. Sì. Scarburata. Mamma mia, poverino, è in balia. Sta accusando, la pressione che gli sto mettendo sotto. O è il pacemaker che non funziona più. Beh, il tuo mono è scoppiato, ma vedo che anche il suo non è tanto anche bene. Messo bene. Mi tira su polvere per cercare di confondere le idee. Ti lancio anche le puzzette. Guarda qua che traiettoria, tutto esterno, poi chiudo tutto. E siamo lì.
Poi voglio fare l'incrocio di traiettorie come prima, ma anche lui sta bello stretto, ne sa. Ne sa, mi frena addirittura. E se ne va col suo bel 140 YX. E il rettilineo accuso parecchio, comunque. Però sui salti hai visto che roba. Guarda qua la sgrebbata, forse. Forse, La sicuro. Scarpina nastrata, sempre quel tocco di stile. Eh sì, magari prima o poi la cambio. Attenzione qua, sono sotto. Decido forse un po' troppo presto di attaccarlo, tipo qua. No, tipo giusto, qua. Giusto. E infatti vado per terra. Quando ti ho visto volare. Eh sì. Beh, sì, effettivamente era un attacco un po'... un po' kamikaze. Un po' folle. Non ci ho pensato due volte. Intanto rimango terzo. Però mi piace questa tua... Ti è piaciuta? Bene, allora sono contento che il mio mental coach... Mai aspettare. Rimango terzo, stranamente. Perché... Bueno, evito commenti, perché se no la prossima volta che vi vengo a vedere penso che mi aspettate con la spranga. Perché Ettore con 4 valvole l'avevo distanziato di parecchio. Eppure dopo ha fatto bene, no? Eh sì, in gara 2 ha fatto secondo, quindi... No, forse addirittura primo, se non sbaglio. No, secondo, quindi in classifica ha fatto bene. Ci vorrebbe il suo... Attenzione! Ci vorrebbe il suo onboard con le bestemmie che gli tiravo da bordo pista. Ma forse... No, era del mio che si vede che mi urli dietro in gara 2. Ma lui urlavo di più perché era messo bene. Ah, ok. Te avevo perso ogni speranza. Qua intanto arriviamo verso la fine della gara indisturbato, senza alcuna caduta. Ah, meno male. Attenzione. L'attenzione. Ah, no, era l'85, il 65. Ma doppiato. Dal 65, Bucci, ufficiale, vabbè, ragazzino però che va fortissimo. Screbbava sui salti, però è veramente forte. Sì. Qua ultimo giro, ultime curve per me e anche per tutti. E tra l'altro guarda Reponi, è là davanti, adesso qua un po' mollato anch'io. Ma no, eccolo là, guarda là, il mando Repo. Crederci ancora. Ma le braccia iniziavano a farsi sentire. Non pensavo, ma un po' il braccino corto mi era venuto. Sgrebbatura qua. Finta. Ultima curva e bandiera a scacchi per lui e tanta felicità per tutti noi. Qua vado a insultare un po' nonno Reppo. Ecco qua sulla scena del misfatto. Sì, guarda, sì, proprio guarda, lo attacco qua ancora. Qua. Ancora dentro. Pugno. Infatti mi dice, ma l'ho chiuso? No, vedi te. Vabbè. fa così, le gare vanno così. Giusto. Gara 2 inizia a piovere. Chi è che salutabili? Non lo so, penso te, credo. Abbiamo di fianco. Che ero tutto tranne che lì. Esattamente. Infatti non capisco niente quando sono in pista, come al mio solito. Gara 2, pioggia inizia, la pioggia inizia a scendere. Chi è partenza... quello lì con l'EM? Sergio Abete, fortissimo, ha vinto lui, infatti, la categoria ultimissimo, come al solito, gara 1. Ma lo Squarna qua. Ma non c'è lo Squarna, è una ragazza questa. Sono delle moto fighissime. E il ragazzino è sempre qua davanti. Nano Bagongo. Però guardalo qua il nano. Nano Bagongo. Guardalo qua il nano. Oh, per terra il nano. Oh, ce lo siamo tolti subito. E qua abbiamo già Crow. Che mi dà da fare in gara 2. Ma dire, buttalo là. Devo dire che mi ha messo un po'. Forse anche perché sono partito un po' con i freni tirati, visto l'umidità della pioggia, queste balle qua che scivolava parecchio. Ti sei fatta sta paranoia della pista scivolosa? Sì. E in effetti... Un anno che te la facevi la paranoia. Te l'ho detto. Guarda qua come scivolava. Se arriverò lo piove. Frase della settimana, ma se arriverò lo piove. Esatto, è un po' stato... È presente come i cosi di Twitter, come si chiamano, gli hashtag... Se arriverò se arriverò lo piove, funziona così. Crow in rettilineo se ne va tranquillamente. E però in curva il semiautomatico non molla un cazzo, perché non si molla mai il gas col semiautomatico. Qua va largo, posso, lo attacco, però mi resiste, ho paura del un pugno. Sì, ma praticamente è spintonato, allora rimango un po' esterno, qua mi butta fuori ancora. Ma mi butta fuori, allora. Ma vai, è motocross questo. Infatti adesso vedi. Lo vuoi fare appello? Adesso lo butto giù. No, non è vero che lo butto giù, però gli tiro una bella spallatina. Oh, così che si può. Bandiere gialle intanto, c'è qualcuno per terra, non si sa chi è. Qua vado largo, sbaglio. Infatti, le urla.
perdo un po' di tempo, forse un, quel tempo che mi serviva per andare a prendere i primi due che poi non sono riuscito ad andare a prendere. Però mi chiude tutti i buchi, sta bello stretto. Ho imparato, ragazzi, dall'anno scorso che in una curva lo buttavo via, cioè lo buttavo via, lo smaltivo, diciamo, ecco qua la velocità è quella che è. Invece quest'anno sta da fa. Poi guarda qua che gli ho insegnato come fare sto salto, mannaggia mia, e lo fa. Prima lo faceva tutto scomposto, adesso più o meno ci siamo. Insomma, ti coltivi gli avversari. Pensa un po' te. Ragazzi, in realtà non sono avversari, ma sono tutti amici. Però quando si scende in pista, gli amici non esistono più. Gli amici non esistono più. Infatti devono qua devono essere tutti eliminati brutalmente. Guarda qua l'attacco, sì. L'attacco ancora qua, giusto per... No. Ci riprova, ma niente da fare. Qua sto tutto interno invece che stare esterno come prima. Però qua c'è una monotraiettoria, perché se vai fuori è tutto più morbido, quindi tu vedi, perdi un sacco di tempo. Ce la facciamo a sorpassarlo o no? Qua aiuto forse. Infatti si sposta. Occhio. Vabbè, ma anche te. Ma soprattutto lui che si sposta. Eh sì, vabbè, ci ho provato. Io mi sarei allargato, poi avrei chiuso ancora più puntualmente. È finito di rompere i coglioni. Mi tappava abbastanza. Infatti guarda, in due curve vado a prendere nonno Reppo. Questo giro non voglio pensarci due volte ancora. Passarlo. Ho detto, la vada spacca. Va un po' sul retino e se ne va, Però zolfo in faccia. Tanto la pioggia inizia a scendere abbastanza insistente e li rende tutto molto più scivoloso. Qua va largo, io mi butto dentro, ciao. Chiuso lì e ci vediamo alla prossima. Iniziano ad avere un po' di problemi di qualsiasi genere, anche finanziario. No, finanziario no, intanto Reppo mi attacca all'interno. Ah, il ritorno. Sì, il ritorno, ma non c'è posto. Intanto da davanti inizio a vedere il primo e il secondo. Però la pioggia diventa sempre più insistente, la pista con le mie ruotine 10-10. Non, guarda qua che inizia a scivolare. Non tiene più niente. No, c'è Ettore di davanti. Col 4 valvole. Diciamo che col semiautomatico, partendo sempre ultimi, è difficile andare a prendere anche i primi. Comprati perché... una frizione. No, assolutamente no, perché. Allora attaccati al tram. Perché mi diverto troppo. Così. Attenzione, sgommate. Attenzione, cambio di ritmo. Cambio di ritmo repentino. Mamma la bascia qua. Guarda lì che li stavo andando a prendere. Poi ci vede. Ci sei anche te qua, guarda se. Se non qua, perché. Ah, tra l'altro, se ben noti, il mio manubrio si è spostato tutto in avanti. Non ci hai fatto vedere. Perché ho preso una buca clamorosa e quindi. Ma sei te che lo stringi le viti, non è che sulle buche che sono clamorose. No, è mai successo. E i primi due sono di davanti, hai visto? Non sono tanto distanti, però ormai io sono un po' alle cozze, devo dire la verità, e volevo stare il più in piedi possibile e non fare l'errore che ho fatto anche l'anno scorso a Rivarolo di cadere all'ultima curva. E poi comunque correre col manubrio completamente spostato in avanti non è stato affatto facile. Cioè, manubrio spostato in avanti sulla pioggia, quindi non erano due cose, diciamo, che si completavano. Compensavano, bravo. Niente, allora, visto che è un po' di anni che lo segui questo, un po' di anni, hai visto che ci sei di te? Beh, ci sei visto tutto, guarda. Non si è visto niente. Ti ho detto no, non sta da fa'.
Sì, ho visto, ho notato che non rispondevi No, a, no, no. agli No, il input. primo giro che tu hai visto ho detto sì, forse posso andare a prendere, ma il secondo ti ho detto proprio no. Non è cosa, qua velocizziamo fino alla fine, un doppiato credo, e arriviamo all'ultimo giro. Ultimo giro, ultime curve per me. Com'è questo mini mix? Ti piace, Bah, è Checco? divertente, l'ambiente molto molto mi garba, cioè, ormai tutti amici, quindi cioè, Sì. mi sento anche un po' a casa, mi fa anche piacere rivedervi ogni volta, una bella famiglia. Mi dispiace non ho potuto fermarmi a cena con voi, Ti sei questo perso la gara vera e propria. sì, La cena con i marchigiani è sempre la migliore. una gara di coglionaggine. Esattamente, come al Molto. solito. Dai, salutiamo tutti i ragazzi di Super Mini Cross. Superminicross.com. .com, il forum numero 1 di Pentabike, e tutti i ragazzi delle Marche, i ragazzi della 10 Unica, un po' tutti quelli che ci seguono anche per i commenti del Supercross. E ciao da Travis e Da Checco. Checco. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao.